Siamo nel parco del Mulinello d'Augusta, stiamo scendendo, adesso è un percorso molto pericoloso, lo facciamo, diciamo così, in diretta in questo momento con voi per farvi quasi emozionare. E quindi in qualche modo stiamo rischiando, ma vale la pena, perché dobbiamo vedere le catacombe del Mulinello, che ci hanno riferito sono in ottimo stato di conservazione, e quindi vale la pena di realizzare questo scoop per voi e per noi tutti, naturalmente. Allora scendiamo, proviamo a scendere, vediamo finché riusciamo a non cadere, e anche ovviamente nella speranza che sia chi vi sta parlando, sia la telecamera che viene trasportata al braccio, no, possono essere salvi, e anche l'operatore, naturalmente. Ecco, questi gradini probabilmente risalgono all'epoca antichissima, mentre questi qui no, questi adesso stiamo noi utilizzando per scendere. Siamo sotto una masseria che è stata ripristinata da poco con i fondi della Comunità Europea, e come abbiamo detto in precedenza in un altro servizio, sarebbe opportuno coniugare il turismo, ecco perché in momenti stavamo rischiando di scivolare, sarebbe opportuno coniugare l'agriturismo. Qualcuno ha intenzione di impiantare qui un agriturismo, se otterrà la concessione da parte della Comune di Augusta, ma sarebbe anche opportuno consentire a tutti di, questo credo che sia il percorso giusto, tutti coloro che vogliono anche avventurarsi, non parliamo di trekking, ma siamo lì, a momenti potremmo anche parlare di trekking, no? Di questi viaggi avventurosi, e siamo in territorio di Augusta, e nessuno, probabilmente nessuno conosce questo percorso che stiamo facendo in questo momento per la primissima volta. Siamo anche impigliati in un rogo qui, vediamo se riusciamo a staccarci, eccoci qua. Piano piano ci stiamo avventurando. Certamente non è un percorso agevole, perché bisognerebbe poi studiare un percorso diverso. Abbiamo superato un dislivello, siamo stati costretti ad avere una specie di alpestock di bastone per aiutarci. In effetti è un'impresa al limite quasi del rischio, ma varrebbe la pena di andare a vedere queste catacombe paleocristiane, catacombe che risalgono quindi ai primissimi secoli. Vedete un po' dove i cristiani si rifugiavano, si nascondevano per sfuggire alle persecuzioni di Diocleziano e degli altri, e quindi si nascondevano anche da queste parti i corpi, quando la religione era appunto una religione fuori legge, che come ricorderete poi fu ammessa da Costantino come addirittura legge ufficiale dello Stato romano. Ora qui c'è tutta la vegetazione che ha coperto l'ingresso, noi riusciamo a vedere qualcosa, ecco, per il resto la vegetazione ha coperto tutto. Quindi sarebbe, sì, adesso ecco, vediamo qui e vediamo un po' se riusciamo a salire, c'è questa salita ripidissima, ecco già si vede l'apertura, l'imboccatura di questa catacomba. Occorrerebbe qui un lavoro naturalmente importante sotto il controllo della sovrintendenza, la quale sovrintendenza però evidentemente non sa, devo presumere questo, che esistono queste masserie ripristinate, che esistono queste catacombe, che esistono queste zone che meritano una tutela preziosissima, perché se noi perdiamo questi beni che sono naturalistici, e noi perdiamo una parte del nostro territorio, possiamo dire un valore aggiunto, meriterebbe invece questa parte del territorio di essere tutelata, proprio perché non possiamo più fare affidamento sulle industrie, le industrie andranno via, non sappiamo quando, ma andranno via. Allora dobbiamo pensare già con lungimiranza a invertire la tendenza. Siamo al giorno oggi, il 27 ottobre, domenica, e abbiamo una giornata splendida di sole. Qui potremmo avere i turisti come a Malta, l'isola di Malta, l'isola e tutto l'arcipelago maltese. No, sono pieni di turisti in questo momento, vengono dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, cioè dal Regno Unito, per essere più precisi. E anche noi siciliani potremmo ospitare questi turisti, e la Sicilia potrebbe diventare la California degli Stati Uniti d'Europa. Ecco, siamo all'ingresso di questo antro,
questa catacomba che vedete attraverso queste immagini, potete immaginare come potessero appunto seppellire non nella nuda terra ma dentro la roccia i corpi dei cristiani, perché i corpi per i cristiani anche oggi è così, avevano un'importanza fondamentale, perché c'era l'idea della resurrezione dei corpi e quindi non soltanto per una questione religiosa, di credenza, ma anche per quello che abbiamo ricordato prima, cioè per la persecuzione, i corpi venivano seppelliti in queste catacombe, cioè luoghi nascosti. Del resto i primi cristiani erano tutti cristiani che si rifugiavano, come nella Roma di Nerone, nei luoghi sotterranei per professare la loro fede da clandestini. Ecco, vedete queste immagini, sono in esclusiva assoluta e rappresentano davvero un altro autentico scoop di questa nostra rassegna.